Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Zanardi è nato a Bologna da Dino, idraulico, e Anna, sarta. Da bambino si trasferì con la famiglia a Castelmaggiore, a pochi chilometri dal capoluogo emiliano. Qui sviluppò la passione per i motori, appassionandosi alla Formula 1. Aveva anche una sorella maggiore, Cristina, morta a seguito di un incidente stradale nel 1979. Diplomatosi come geometra, Alex è sposato dal 1996 con Daniela. La coppia ha un figlio, nato nel 1998. Il 15 settembre 2001, durante una gara del campionato Camp Car alla Lausitzring, in Germania, Zanardi perde improvvisamente il controllo della vettura, che viene centrata dal pilota Alex Tagliani. L'incidente gli costa l'amputazione di entrambi gli arti inferiori. Dopo 16 operazioni chirurgiche e 7 arresti cardiaci, Zanardi riesce a sopravvivere, e il grave infortunio non gli impedisce di proseguire la sua carriera come pilota, e successivamente come paraciclista. L'elogio della massima carica ad Alex Zanardi. Ho presente il suo sorriso Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica Italiana, alla vigilia dell'ultima tappa del Giro d'Italia. Ha rilasciato una lunga e bellissima intervista alla Gazzetta dello Sport, raccontando i protagonisti dello sport tricolore. Una sua personale parentesi l'ha ritagliata proprio per parlare di Alex Zanardi. Voglio citare un grande uomo di sport. Una persona che ha sofferto e sempre reagito. Ho ben presente il suo sorriso e il suo ottimismo. Alex Zanardi ha dimostrato cosa sia davvero lo sport, ovvero innanzitutto è gioia di vivere. Dopo aver ricordato la vittoria agli europei di Wembley da parte della nazionale italiana di calcio, guidata dal CT Roberto Mancini, nonché i successi nelle varie discipline come atletica, nuoto e sci, ma anche scherma e pallavolo. Il presidente della Repubblica ricorda nuovamente Alex Zanardi, pilota di Formula 1 e campione paraolimpico. Gli mando un grande saluto, in attesa che le notizie sul conto dell'atleta 56enne di Bologna siano sempre più rassicuranti.